Sono partiti i lavori per la riqualificazione di Piazza Sant'Antonio, un percorso a tappe che è incominciato in via Paganini nel tratto fra via San Lazzaro e via della Zonta. Un cantiere che segue la posa dei sottoservizi già svolta nei mesi precedenti e che interesserà l'intera piazza, partendo dalle vie laterali. Dalla delibera consiliare è indicato l'importo frutto della concertazione con la Regione di 2.800.000 euro. La scelta dell'assessore al territorio Michele Babudere e dei suoi uffici è quella di completare via Paganini e poi bloccare temporaneamente il cantiere per non creare ingombro ai mercatini natalizi. Lavori che si attendevano da tempo, che hanno seguito anche la posa da parte del gestore locale già nei mesi precedenti, anche di tutti i sottoservizi. Abbiamo cominciato dalla parte alta di via Paganini, si arriverà fino al pronao, ecco, al sagrato della chiesa di Sant'Antonio, dopodiché per consentire anche i mercatini, le festività di Natale e quindi creare minor disagio possibile alla zona, ai commercianti, alle celebrazioni in corso, verrà sospeso, quantomeno limitata la zona operativa del cantiere, per ripartire poi invece a gennaio anche sulla via Ponchielli. Una volta conclusa anche via Ponchielli toccherà la piazza e all'area dove si trova la fontana, un lotto cui progetto non è ancora definito e per il quale il Comune ha intenzione di chiedere alla Regione un finanziamento specifico. Per la zona, diciamo, vicino alla fontana e davanti alla chiesa di Sant'Antonio, l'amministrazione ha già richiesto in sede di concertazione anche un contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia.